Auguri a tutte le Lucie, oggi è Santa Lucia e quindi ci sono tante nostre telespettatrici, amiche che si chiamano Lucia e Lucia è un'altra donna vergine, martire, coraggiosa. Lucia ci insegna a saper vedere con il cuore, con l'amore. E vedete che quando noi proviamo per un attimo a chiudere gli occhi, ci sembra che il mondo scompaia. Voi pensate a tante persone non vedenti, che non vedono, ma sviluppano dentro una forza e un coraggio unico. Io ho diversi amici e amiche non vedenti. Hanno una forza, hanno un coraggio, direi un orientamento che io non ho. Ma la cosa peggiore, sapete qual è? È che noi molte volte vediamo, ma non vediamo, perché non amiamo, perché non abbiamo luce. E il non avere luce, come per esempio le persone depresse, di cui abbiamo detto qualcosa ieri, ci porta appunto molte volte a non vivere, a non avere coraggio, a non avere forza, a non voler affrontare la vita, i problemi, le difficoltà. Molte volte noi vediamo, ma non vediamo. Ieri abbiamo letto una piccola riflessione di padre Pierre Descovemont, il quale, dopo averci parlato del fatto che il coraggio può, che la mancanza di coraggio può nascere anche, per esempio, da una situazione di cattiva salute, o perché non si è dormito bene, o perché si è stanchi, eccetera, ha detto queste parole: coloro che si sentono in piena forma, cioè che stanno bene, dovrebbero fare attenzione a non opprimere i fratelli malati con l'ostentazione del loro dinamismo. Devono piuttosto compatire le loro sofferenze e aiutarli concretamente a uscirne. Molte volte, anche senza, diciamo, senza nessuna intenzione di male, noi facciamo, quando incontriamo una persona depressa, una persona scoraggiata, dei paragoni. Diciamo, per esempio, vedi tuo fratello come affronta la vita, o vedi questo tuo amico come ha reagito a questo problema. Cioè, noi ostentiamo il dinamismo di una forza verso una persona che si sente sfinita, senza forza, senza coraggio. Così non lo aiutiamo, così lo schiacciamo di più. Bisogna affiancare queste persone, bisogna non ostentare nulla, bisogna accompagnarle e incoraggiarle con il nostro esserci, con il nostro amore, con la nostra carezza, con la nostra compassione e con la nostra parola saggia e misurata, perché nasce dall'amore. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!